ci sta una sirena, che culo canto forte si lo tira, ci piglia la barcuzza culla vela, lì si pillisce in funta la rina, e cincaglia forti si luteni, cu canto di la sera alla mattina, vedra si di lumari la sirena, ni teni tutti scritti alla catena. È un'iniziativa per me straordinaria, è un uomo come Antonio Presti è davvero riuscito a fare un miracolo in quest'area della Sicilia poco nota, ancora molto protetta nonostante tutta una serie di operazioni edilizie che magari hanno devastato altre cose. Lui ha salvato quest'area con queste opere d'arte che oggi vedo straordinariamente restaurate. Sono contento che sia stato anche un restauratore di Torino, Antonio Lava, a collaborare in questo progetto. Spero che questo diventi veramente un grande parco d'arte ambientale e tutti questi ragazzi, questi giovani che oggi sono qui a festeggiare questo successo di Antonio Presti sono la testimonianza che questo è il futuro della giovane Sicilia e di tutti noi, insomma. L'arte contemporanea per le sue caratteristiche materiche si pone con problematiche specifiche, soprattutto all'esterno, legate all'ambiente. Quindi è importante intervenire compatibilmente con le necessità che questi materiali pongono. Abbiamo voluto l'indagine non distruttiva mediante microgeoradar con l'appoggio dell'Università di Palermo e quindi la possibilità di valutare diagnosticamente lo stato del monumento. Dovremmo potenziare non solo dal punto di vista economico ma da un punto di vista di sistema culturale un'offerta di un museo distribuito ovunque che potrebbe essere una svolta molto importante. E qui si capisce, si sente l'energia di una persona che ha speso la propria energia e la propria passione. Vedere tutti questi ragazzi qui di fronte a una splendida opera d'arte mi sembra veramente una conquista del mondo, una conquista della mia Mosca, della mia Milano, della mia Catania e della mia Palermo. Antonio dimostra sempre di essere un uomo straordinario, ricco di fantasia, di idee. Adesso con questa sua nuova inaugurazione credo che voglia ancora portare all'attenzione questo posto fantastico, la Fiumara. E sono sempre meravigliato per la sua persistente, per il suo persistente entusiasmo. Arte, arte, non metterla da parte. È un rottame di lamiera corrosa dal mare e l'abbiamo raccolta per evitare che le persone potessero far male, pestandole eccetera. E poi abbiamo considerato la bellezza dell'ossido che si è prodotto nel tempo e l'abbiamo firmato ed è dedicato con Schiavo Campo a Tano Festa. Ecco, e qui c'è la firma di alcuni di noi
come è un reperto della spiaggia dove c'è la finestra sul mare. Vedere la finestra sul mare così restaurata è stata un'emozione, non so, un tuffo al cuore ho provato. Questo fatto di vedere tutti questi ragazzini, questa vivacità intorno, questo blu che veniva, che era come se fosse una cosa che si trasportava come una nuvola. Ho rivisto questo angolo di terra con una forza, una dignità, proprio grazie a quest'opera d'arte. E allora capisci che l'arte è importante, cioè l'arte serve proprio anche nella vita di tutti i giorni. E la storia non è, secondo me, solo la storia felice di questi 25 anni che si festeggiano meravigliosi, ma è anche la storia di un conflitto, di un boicottaggio, di ostilità dell'istituzione siciliana. E secondo me questa storia si costruisce in questa dialettica. E l'opposizione siciliana ha creato una problematica di fondo alla quale tutti hanno dovuto rispondere, che era: qual è il valore emancipatore della cultura, dell'arte, e in particolare qual è il valore di Fiumara d'arte? Perché forse ce lo saremmo posti molto di meno se non ci fosse stato questo contrasto. Invece tutti hanno dovuto rispondere, tutti hanno risposto positivo, sì, c'è un grande valore, sì. Ha creato l'affermazione. Per me la finestra, e quando l'ho vista forse la prima volta, era come se ci fosse sempre stata. Trovo che quella finestra è perfetta in quel posto e fatta in quelle dimensioni, ed è una cosa che è dentro, non so neanche spiegare, è molto naturale, non c'è una riflessione su questo. Quando sono andata la prima volta, una delle prime volte 20 anni fa, che è inaugurato, mi ricordo, ho fatto un bagno splendido lì davanti a quella finestra, me la guardavo dal mare. La finestra è fortissima, sposa la natura in pieno proprio, è cornice della natura, del mare. E oltre la finestra c'è l'orizzonte, per cui ci può essere tutto, questo è alla tua fantasia. C'è stata la performance sulla finestra con il brano La Sirena, che Antonio ha voluto per prima cosa, ha scelto. Questa cosa mi ha reso molto felice, anche perché è uno dei primi brani proprio che ho scritto. Siamo una delegazione di fans di Antonio Presti, e quindi siamo qui per ringraziarlo, per applaudirlo, per dirgli di continuare. Siamo qui proprio contenti di essere qui e di condividere con lui questo momento, questo 25 anni così duramente combattuti e, diciamo, pure vinti.